Un saluto cari web spettatori e benvenuti a una nuova puntata di Scienziati nel Pallone, come ogni lunedì per analizzare quanto accaduto nel corso della domenica di Serie D Girone F, l'ultima di questa regular season. Ebbene sì, siamo arrivati alla fine di questo campionato, sono arrivati i verdetti, la Samb è ai playoff, ha centrato l'obiettivo battendo in rimonta il Pineto in una gara molto sofferta, e adesso è attesa ad un playoff tutto marchigiano contro il Tolentino. Parleremo ovviamente anche delle altre squadre marchigiane, perché c'è un altro scontro tra Fano e Castelfidardo, altre due marchigiane che si affronteranno per i playout. E a tal proposito vi ricordo che questa puntata andrà in onda anche su 7 Gold Marche, canale 15 del Digitale Terrestre, ogni mercoledì e venerdì alle ore 17. Detto questo, vi presento come sempre i nostri compagni di viaggio. Alla mia sinistra Walter Del Gatto, il nostro tattico. Buonasera a tutti. Giuseppe Buscemi, giornalista. Un saluto. E il direttore di Riviera Oggi, Nazareno Perotti. Buonasera. Andiamo a leggere i risultati della 34esima ed ultima giornata, li stiamo vedendo qui in sovraimpressione. Alto Casertano Notaresco 0-2, Pineto Samb 1-2. 0-0 tra Fiuggi e Castelfidardo, il Monte Giorgio batte il Tolentino per 2-1 ed esce dalla zona playout, Nereto Vastese 1-2, Porto d'Ascoli una sconfitta indolore per 2-1 contro il Fano, che però non riesce ad evitare i playout nemmeno con questa vittoria, e poi tre pareggi, 1-1 tra Recanatese e Chieti, 2-2 tra Stevere e Matese, ed 1-1 anche tra Basso Girardi e Castelnuovo, gara che poi sarà anche quella dei playout. A tal proposito andiamo a vedere anche la grafica relativa ai verdetti, con Recanatese appunto in Serie C, come abbiamo detto la griglia playoff con Trastevere Vastese e Tolentino Samb, giocano in casa Trastevere e Tolentino in virtù della miglior posizione in classifica in gara secca, mentre la griglia playout è composta da Fano e Castelfidardo e Basso Girardi Castelnuovo. Andiamo brevemente a leggere anche la classifica finale, con la Recanatese che chiude a 68, Trastevere 59, Tolentino 56, Samb 55, la Vastese a 53 che chiude la zona playoff, poi Pineto 52, Fiuggi 51 e poi una lista di 5 squadre tutte a 49, Porto d'Ascoli, Chieti, Matese, Notaresco e Montegiorgio. Questo la dice lunga di come questa classifica sia davvero cortissima, perché ad un passo c'era la zona playout: Fano 48, Vasto Girardi 46, Castelnuovo 44, Castelfidardo 41, chiudono Nereto e Alto Casertano già da tempo matematicamente in eccellenza. Prima di analizzare meglio tutto il quadro delle squadre marchigiane e fare focus più approfonditi, io passo la palla a Giuseppe Buscemi per la sua cartolina. Sì, una cartolina breve. Ieri la Samb ha vinto 2-1, come diceva Antonio, in rimonta. D'altra parte il Pineto non aveva alcun interesse a andare nei playoff, perché il Pineto sta bene in Serie D per volontà sia della società e soprattutto del suo presidente. Presidente, io personalmente ho avuto il piacere, non dico l'onore, ma il piacere di conoscere Silvio Brocco che campeggia nell'ultimo numero del giornale del Pineto, Forza Pineto, campeggia nella prima pagina, è un giornale fatto bene, parlo perché mi piace, a me piace la grafica, è fatto molto bene,
dal grafico, fra l'altro Grottamarese, Michele Rossi. E la caricatura che vediamo campeggiare in prima pagina, la regia la sta mostrando, e Silvio Brocco è definito presidente del Pineto Football Band, perché Silvio Brocco, persona trasparente, siamo diventati amici in pochi minuti, insieme con Walter Del Gatto. Ci ha detto cose che non era tenuto a dire a persone che non aveva, che ancora non aveva mai visto in faccia, eppure ce le ha dette. E lui è un grande imprenditore nel settore farmaceutico, lui è un chimico, è un esperto di biologia, biologo, grande imprenditore di Roseto, ha mezzi. Se volesse potrebbe portare il Pineto in Champions League, potrebbe comprare il Pescara, tutto, però non lo fa perché a lui lo sport piace, dilettantesco, lui ama le buone cose, le cose di strapaese, ed è così, e va bene, non lo accettiamo perché è una persona simpatica e disponibile. Perché dico questo? Perché ho notato l'enorme differenza con un altro presidente, che questa volta, ironicamente potrei dire bontà sua, ha parlato ai microfoni di Rivera Oggi con Valerio Fagioli, 2 minuti e 16, 2 minuti e 17, è riuscito a non dire praticamente niente, tranne una cosa fondamentale che nessuno di noi sapeva, forse neanche Walter Del Gatto, che i campionati si decidono e si devono decidere sul campo, non nelle aule dei tribunali. Per Bacco, io non lo sapevo, mai sentito dire una cosa simile. Non so, poi che Del Gatto parlerà anche di eventuali cause, TAR, non TAR, eccetera, eccetera. Ah, è una domanda fondamentale. Il campionato si deve vincere su lui, guarda al campo. Che meraviglia, grazie. Non lo sapevamo. Bene, per il resto non mi risulta abbia detto altro. Poi magari i nostri amici qui, i nostri colleghi lo diranno. Io non ho sentito nient'altro di utile nei 2 minuti e 16 in cui ha parlato, non ha detto altro. Sì, ha parlato, bla 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 bla, però stretto niente. Molto contento sono di Cardella che ha segnato i 2 gol della Samb, persona simpatica, bravissimo giocatore, i compagni dallo spogliatoio hanno inneggiato, forse si sente durante l'intervista che gli abbiamo fatto, urlavano per Cardella, che naturalmente è stato l'autore dei gol e quindi il responsabile della meritata vittoria. La Samb nei playoff, poi vedremo cosa andrà a fare la Samb nei playoff, ma poi, ammesso che li vinga e che arrivi prima tra le 4 squadre dei playoff, dove cosa potrà fare. Sempre il presidente Renzi ci dice che le partite si vincono sul campo, quindi vedremo, i campionati si vincono sul campo, che io, quando ho imparato questa novità, sono rimasto meravigliatissimo, e in attesa di vincere altre partite sul campo e non nei tribunali, per il momento è tutto. Grazie Giuseppe Buscemi per la sua cartolina. Passando all'aspetto tecnico, chiedo a Walter Del Gatto, che appunto è allo stadio ieri a Pineto di fronte a una cornice di pubblico peraltro eccezionale, su questo non finiremo mai di spendere belle parole per i tifosi rossoblù. Dal punto di vista tattico, una Samb che ha sofferto all'inizio, ma poi grazie anche al suo bomber insieme a Fall, che è Cardella, è riuscita a rimontare questa partita. Che impressione ti ha fatto questa Samb? E di conseguenza ti chiedo anche se col Tolentino, a distanza appunto di pochi giorni, si può arrivare a sperare di poter vincere, che è l'unico risultato che conta in questo caso. La Samb ieri non ha sofferto secondo me all'inizio, anzi secondo me come al solito parte bene, gioca palla a terra, premesso che comunque, come diceva qui Peppino, non ho visto un Pineto che desse molta intensità alla partita, quindi insomma, è stata una partita classica di fine stagione in cui l'intensità di gioco è lievemente inferiore a quelle durante il periodo invernale, anche in termini di pressione, di corsa, di stare sul pezzo, sulla marcatura da parte della squadra avversaria. Come dice Renzi, spesso contro la Samb danno la vita pur di andare a mordere il pallone ai giocatori. Ieri ho visto invece una partita
diciamo, leggermente meno intensa e meno aggressiva. Comunque la Samba ha giocato bene il primo tempo, molto bene, mangiandosi poi un gol con lo stesso Cardella a tu per tu a porta vuota praticamente, sempre da un grandissimo Lisi, quindi abbiamo giocato bene palla a terra, Lisi parte dal trequartista, ma poi come sua, diciamo, inerzia naturale va a posizionarsi sull'asse sinistro offensivo sulla fascia, abilmente e con facilità spesso salta l'uomo, va dentro, offre palloni invitanti a tutti gli attaccanti, a tutti gli avanti rossoblù e diciamo avremmo meritato il vantaggio prima per il gioco espresso e per le occasioni create. C'è stato anche un gran colpo di testa di fallo parato benissimo dal portiere del Roseto all'angolino basso che ha fatto urlare quasi al gol. Del Pineto, ma Sì, Mercorelli, sì. Che Mercorelli, sì. all'andata, tra l'altro, gli aveva parato il Para rigore. rigore. Una partita in cui la Samba, secondo me, la prima frazione del gioco l'ha ben giocata. Subisce il gol, pareggiamo subito, meritatamente ovviamente, perché anche lì un'altra azione grandissima di Lisi che offre a porta vuota a Cardella che si fa trovare pronto. Poi dopo sul 2-1 invece poi iniziamo a spaesarci un po', ricominciamo a fare questo gioco così che a me non piace, quello di tirarsi indietro, buttare la palla lunga per gli avanti e ridare la palla al Pineto costantemente, perché questo gioco lungo difficilmente ha mai portato qualcosa di positivo per una squadra che sa giocare a calcio. E da qui è iniziata poi a subentrare la stanchezza, quindi alla fine è stata sofferta, gli ultimi 20-25 minuti sono stati sofferti perché la Samba l'ho vista sulle gambe, effettivamente. Molti non avevano più quella verve, quella forza per contrastare. Il Pineto probabilmente non ci ha creduto fino in fondo di agguantare questa partita, anche se poi l'ultimo sussulto, un po' quasi allo scadere, Ci ha fatto prendere sulle spine. un colpo per la partita. Comunque, la partita è stata portata in termine se meritatamente, una partita, la miglior partita probabilmente della Samba giocata fuori casa. Io non ho visto quella di Trastevere, ma mi dicono che la prima partita del campionato fu la più bella della Samba. Questo Vero, poi Nazareno che vero, era presente a quel di Roma di vero. La prima e Trastevere. l'ultima, quindi ha giocato Quindi bene. l'unico aspetto che io ero sugli spalti e dicevo, la Samba quest'anno a livello arbitrale non ha mai avuto, nel girone di ritorno, mai avuto un rigore, anzi l'ultimo rigore l'abbiamo avuto col Pineto per di più pure sbagliato, se non erro, non so se tutto il campionato è stato un rigore o due rigori prima dell'ultima, quindi in totale forse abbiamo avuto tre rigori. Poi invece poi ci danno di nuovo, si ripete la storia, il rigore con il Pineto, adesso un po' la paura che c'era che si ripeteva nuovamente Infatti non l'ha questa. tirato Cardella E invece l'ha tra tirato l'altro Cardello, è l'ex della l'ha tirato partita. benissimo, forte, Sì, sì, angolato, sì. imprendibile per il portiere, diciamo è andata bene. Allora, cioè, andiamo a sentire Cardella e poi torniamo qui in studio. C'è ancora da lavorare. Non è finita. Fortunatamente abbiamo raggiunto il nostro Ha segnato Federico, ha segnato Federico, Sono contento perché è stata una corsa dura. Sembrava veramente impossibile. Abbiamo fatto un girone di ritorno stratosferico. Oggi faceva caldissimo, eravamo comunque anche stanchi perché lì a questo punto della stagione dove le forze fisiche iniziano un po' a mancare, come giusto che sia, ma come per noi anche per loro. Però avevamo qualcosa in più da spintare i tifosi, io non ho più parole, sì, assurdo, non ho più parole per i tifosi, sono venuti 500, un'emozione indescrivibile. Adesso andiamo a Tolentino mercoledì, speriamo di arrivare domenica. Senti, quanto conta per te questa doppietta? Ma conta tanto perché sono contento di aver aiutato la squadra, l'ambiente, la società, i tifosi ad andare ai playoff. Ce l'ho sempre messa tutta dal primo giorno che sono arrivato qua. Passato periodi belli, periodi meno belli, fortunati, sfortunati, però questo è il calcio, è il nostro lavoro e penso che quando uno lavora seriamente durante la stagione e poi alla fine viene sempre ripagato. Oggi sono stato contento, ho fatto due gol, adesso ci godiamo questa giornata e poi da domani pensiamo subito a Tolentino. Hai avuto il tempo di pensare prima di cadere il rigore? Perché il portiere spesso
quando giocavo qua lui mi diceva so dove lo tiri, so dove lo tiri, poi mi si è avvicinato anche un giocatore loro, però ho detto secondo me, sapevo, ho detto immagino rimanga fermo, e allora ho detto incrocio tranquillamente, infatti lui mi ha detto pensavo cacciassi centrale, fortunatamente è andata bene, sono contento. Hai una dedica per questi due gol? Sì, la dedico ai miei nipoti che sono piccoli e alla mia ragazza. I nomi? I nomi, Mattias e Isabella, la ragazza Doriana. Senti, un pensierino per l'altro anno? Per l'anno prossimo? Ma fortunatamente ho già il contratto per l'anno prossimo. Rimarrei molto volentieri. Adesso però non è il tempo di pensare all'anno prossimo. Manca ancora una settimana. Cerchiamo di sfruttarla al massimo fino a domenica. Quando domenica, se riusciamo e andrà tutto bene, l'arbitro fischierà, allora lì parleremo con la società. Ma io sarei molto felice di rimanere. Grazie Fede. Grazie. Eccoci tornati, direttore, sei d'accordo con la disamina di Walter Del Gatto sulla partita di ieri? Sì, 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 però vorrei partire da una cosa, perché Peppino nella sua cortolina ha detto che Brocco è di Roseto, sbaglio? È di Roseto? No. Rosetano d'Occo. No, per questo, Rosetano, strano perché la tradizione calcistica del Roseto è migliore di quella del Pineto. Oltretutto Roseto ha sempre avuto una squadra di pallacanestro di un certo livello, diciamo, no? Scusati, mi introduco. Prego, prego. Il Roseto è numero uno in fatto di basket. No, ma anche nel calcio. E nel calcio, no. Basket. È stata in quarta serie, quando la quarta serie sì, era... Sì, ma Roseto numero uno, lo so perché conosco personaggi. Certo. Sì, sì. Però, proprio per questo, il dottor Brocco ha pensato bene di investire... i suoi mezzi, diciamo così. Cioè no, io dico perché Roseto non Pineto, Pineto. Così. E no, perché Pineto evidentemente fra l'altro località splendida, confinante con Roseto e lui lì ha anche degli interessi, quindi ha preferito. No, questo. Vabbè, così una curiosità. Lo devo, io me la ricordo, no, la Rosetana è una squadra che aveva quasi tutti i giocatori sanmenettesi, Certo. Però era una squadra molto, Pineto li ha avuti, molto forte in serie, certo. In serie D, la quarta serie, diciamo, certo. Di adesso, no? Poi a proposito della disamina della partita fatta da Walter, sono d'accordo in tutto, ma io ci darei una cosa, una parata particolare, perché Knoflach ha fatto una parata eccezionale. Ha fatto una parata all'incrocio, sembrato un gatto. Quella secondo me è stata una partita, adesso non mi ricordo che com'era in quel momento il risultato, però sto ragazzo è bravissimo, io non lo so se in Serie A, insomma, Byron è stato un tiro forte e proprio all'incrocio, all'angolino andava. Ho avuto l'impressione molto bravo. Che avesse intercettato il pallone prima ancora che l'attaccante del Pineto lo tirasse. Cioè è stato contemporaneo. Sì, se non intuisce dove prima non ci arriva mai. È stato fulmineo. Poi un'altra cosa che mi piacerebbe capire in un'intervista con Renzi, se un giorno ce la concederà, ma questo penso che lo possa dire anche la segretaria o meno, cioè, com'è la situazione patrimoniale della San Mettese, a livello patrimoniale dei calciatori, no? Perché io ero convinto che questi giovani, specialmente erano tutti nostri, se c'è un progetto, insomma, dai giovani si parte e si cerca di mantenerli. Adesso ho scoperto che Lorenzoni, per esempio, che secondo me è un ragazzo che c'è a venire, è della Fermana, sta in prestito qui. Di altri, non so, Lisi, per esempio, pare che sia dell'Ascoli. È in prestito la San Mettese. Nazareno, io li parlavo proprio con il dirigente della Samb dopo mi la partita. Mi ha confermato la volontà di trattenere Lisi e faranno di tutto per farlo io, stare trattenere, a San se trattenere insieme ad Alboni che sono i punti cardine del prossimo anno. Trattenere significa che non sono suoi. Esatto, per il momento. Io questo mi piacerebbe conoscere il patrimonio anche degli altri della Rosa San Mettese, quali sono i giocatori che possiede, perché è importante, insomma, cioè, trattenerli adesso sì, può essere una buona idea, però insomma, non credo che Lisio o Lorenzoni lo stavano talmente tanto da non poterli prendere. Non ma credo bastante. Che il cartellino di Lisi non sia dell'Ascoli attualmente, di chi è? Dovrebbe essere svincolato, la Samba la dovrebbe aver preso da svincolato, mentre sì. Quello di Alboni è del Limolese, quindi l'accordo lo fa con Limolese, no. Quello di Lisi, se non erro, è stato con l'Ascoli, no, ma no, poi si è svincolato. Scusa, non ho capito, questo mio intervento è per
affinché la società me lo dica, capito? Lo dici tu, se pensi, certo, conta, certo, comunque... conta poco, diciamo, no? Vorrei sapere, sono l'elenco dei calciatori, questo da svingolare, è svingolato, abbiamo fatto un contratto per un anno, questo è in prestito, questa situazione qui che secondo me è molto importante per il futuro. Certo, anche per delineare quella che sarà la rosa dell'anno prossimo, perché è importante anche iniziare a progettare, iniziare a capire chi potrà essere, insomma, della squadra, perché insomma anche in ottica ripescaggio, visto che la Samba sta giocando anche su quel fronte, quanti giocatori ci sono effettivamente adesso da Serie C nella Samba, lo stavamo trattando anche nella puntata scorsa. Adesso andiamo un attimo in pausa, poi ci ritroviamo qui con l'intervista a Renzi, quella ad Alfonsi, e ovviamente con il focus sulle marchigiane. Abbiamo preparato anche un prospetto sulla griglia dei playoff di Serie D, di tutti quanti i gironi. A tra poco. In panur di pistacchio di burro. A me piace. Ma i giudici siete voi. Per noi di Dorelan, il benessere ha origine da un materasso che fa la differenza. Approfitta degli sconti al 40% sui materassi della linea benessere. Hai tempo fino al 28 maggio. Dorelan, dormire bene, vivere meglio. Le aziende Canalibus e Boomerang Viaggi, dal 1986, sono diventate aziende leader nel settore del turismo nazionale ed internazionale. Oltre 30 mezzi, divisi tra autobus Gran Turismo e Scuolabus. Fiore all'occhiello è l'autobus dedicato ai clienti diversamente abili. Lo staff Canalibus vanta una squadra di 30 autisti, che hanno come mission quella di rendere i propri clienti soddisfatti, pronti a partire per il prossimo viaggio. Eccoci con mister Alfonsi. Mister, è arrivata un'altra vittoria in trasferta fondamentale dopo quella degli Recanati. Che partita è stata? La Samp che è passata in svantaggio con il gol di Mininkleri e poi un doppio Cardella regala una zona playoff piacevole ai rossoblù. Sì, ma penso che abbiamo fatto anche un buon primo tempo. Stavamo sotto ma non meritavamo di stare sotto, abbiamo creato le due occasioni, l'avevamo sfruttata. La prima occasione loro avevano fatto gol, poteva essere un colpo per non rialzarsi. Invece questa squadra ha carattere, ha anima, ha cuore, l'ha dimostrato dopo due minuti, ha ribaltato già l'1-1, come siamo rientrati già col piglio giusto, abbiamo fatto il 2-1, poi abbiamo sofferto qualche cross, potevamo chiuderla un pochino prima, ma noi ci piace soffrire così fino alla fine, senza chiudere le partite. È arrivata sicuramente una vittoria da grande gruppo e insomma, oltre ai festeggiamenti che stanno arrivando adesso, c'è stato un momento della stagione in cui hai pensato ce la possiamo fare oppure non ce la possiamo fare? Ma guarda, un momento di difficoltà. Fatto che ce la potevamo fare e poi arrivavano i risultati, ma veramente è stata dura dura perché tante vittorie inanellate, tanti risultati, andavo a guardare la classifica, stavamo sempre lì e mentalmente non è stato facile. Poi non c'è stata una partita della scossa, sicuramente dopo Castelvomano che avevamo perso lì abbiamo inanellato tre vittorie di fila ed è stata una prova di carattere veramente dei ragazzi. Adesso si affronterà il Tolentino, adesso c'è un momento per festeggiare e
ricaricare le batterie, però dopo ci sarà insomma da proseguire con queste vittorie importanti. Sì, sì, dai, il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto, adesso naturalmente non ci vogliamo fermare, sicuramente loro saranno un po' più riposati, saranno un po' più tranquilli, noi siamo un po' acciaccati, però non fa niente, daremo l'anima come abbiamo sempre fatto per questi tifosi splendidi che sono venuti oggi. Prima venivamo 500 persone a dicembre allo stadio, oggi abbiamo portato 500 persone a Tolentino, a Pineto, qualcosa di bello, 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 veramente. Una parola con cui descrive questa stagione e questo gruppo? Fantastici, 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 veramente. Grazie mister. Grazie a voi. Eccoci qui con il presidente Roberto Renzi. Presidente, è arrivata una vittoria importantissima e assicura praticamente un posto nella zona playoff per il rossoblù. Sì, è una partita veramente emozionante, siamo andati sotto, l'abbiamo subito ripresa, il secondo tempo è stato sicuramente di sacrificio, i minuti non passavano mai, il rigore non l'ho visto, non avevo la forza di vederlo, però devo dire solo grazie a questi ragazzi, da come siamo partiti in ritardo, siamo partiti contro tutti quanti, contro tutto, e poi alla fine ce la siamo giocata in questo scontro diretto con questa grande società, e adesso ci andiamo a godere il mercoledì dei playoff, poi vediamo, passo passo, dai. Senta mister, in settimana diciamo sono cambiate un po' di regole da parte della Lega, cosa ne pensa al riguardo? Ma guarda, io penso sì, le regole sono cambiate, però i conti dei ripescaggi vengono fatti sempre in base alle non iscrizioni alla Lega Pro, dunque dobbiamo prima fare quel passaggio e vedere quanti posti vacanti ci sono. Noi in tutto questo faremo la nostra domanda, poi la federazione farà le sue valutazioni. Riguardo proprio a quest'ultima cosa, martedì c'è stata la sentenza, lei sa qualcosa, si è saputo qualcosa? No, ancora oppure... non sappiamo, c'è stata l'udienza, stiamo aspettando che esca la sentenza, l'avvocato mi dice che quasi sicuramente i primi giorni della settimana uscirà, adesso la vediamo e poi la commentiamo. È fiducioso per il risultato? Ah, non lo so, dai, quelle sono cose che vanno extra calcio, noi dobbiamo pensare al calcio, a quello che dice il campo. Adesso ci sarà il playoff contro il Tolentino, che ha perso 2-1 contro il Monte Giorgio, lei che partita si aspetta? Ah, con noi fanno sempre la partita della vita, voi lo sapete meglio di me, siamo andati a Tolentino, sembravano dei indiavolati, poi dopo la nostra partita hanno perso sia col Pineto che adesso col Monte Giorgio, è una partita secca e tutti i risultati sono giusti, loro come sempre ci avranno 2 risultati su 3, dunque noi dobbiamo solo vincere e basta. Grazie presidente. Grazie. Eccoci tornati, abbiamo sentito le interviste di Alfonsi e del presidente Roberto Renzi, ci eravamo lasciati prima con un interrogativo che ci poneva il nostro direttore Nazareno Perotti, sentiamo Buscemi su questo. Sì, ma non per rispondere a Nazareno, perché purtroppo la domanda importantissima che ha fatto Nazareno Perotti, ma prima disse dopo Pasqua che lo dirò, adesso Pasqua è passata. Forse parleremo del Ferragosto. No, volevo dire che i web spettatori, non so se hanno cronometrato l'intervista che Renzi ha concesso a Riviera oggi, oltre ad aver fatto, ripeto, la grande scoperta che i campionati si vincono sul campo, le partite dei campionati si vincono sul campo, non ha detto nient'altro. L'importantissima domanda di Nazareno Perotti purtroppo è destinata, per quanto mi risulta, a rimanere nel vago, perché è ovvio, è normale, chiunque di calcio ne capisca qualcosa, mi risulta che Nazareno Perotti qualcosa di calcio ne capisca, ieri ha sofferto per l'Inter, ma quella è un'altra storia, anch'io ho partecipato alla sua sofferenza, ma quella è un'altra storia. Poi faremo l'angolo dello scudetto. L'angolo dello scudetto, quella è un'altra storia. Allora, di calcio qualcosa mi risulta che ne capisca, è ovvio che sapere qual è il patrimonio è la domanda numero uno, ma non solo, ma chissà, quel signore che dice, ma non parla, in concreto non parla, in concreto non dice niente, e poi veramente, siccome non è stupido, pensa che dopo ce ne sta un'altra di domanda, no? Per esempio sulla la società, come l'hai prima acquistata, che vuoi fare da grande, ammesso che tu voglia diventare grande, cioè, tante cose, per cui la domanda di Nazareno... io se mi chiamassi Renzi, semplice, la domanda. Ma è fondamentale, è semplice, apparentemente sì, ma è importantissima, è fondamentale, io mi chiamassi Renzi avrei paura, vabbè, quindi insomma la domanda di Nazareno per ora rimarrà sospesa,
il prossimo campionato, boh, chi lo sa, intanto deve finire questo con i playoff, vedremo la Samp dove si piazzerà e poi vedremo anche la Lega cosa vorrà fare, i tribunali, avremo di materia su cui discutere. Di questo ne parlerà Walter, che mi pare Walter più preparato. Si è preparato abbastanza. Io prima di passare a Walter vi leggerò un commento di Bobone che è giunto ieri, che appunto dopo la partita ci scrive scusate anche con un dialetto sanbenedettese, ma che ci facciamo con questi playoff? Io avrei fatto pareggiare il Pineto, così che sarebbero andati loro a giocare col Tolentino. E riassumo, ricapitolando, per 332.000 euro non c'è scritto in Serie D ed ora di certo non parlerei di Serie D. E poi fa riferimento alla sentenza che dice le squadre che negli ultimi 3 anni non si sono iscritte al campionato di Serie C per svariati motivi di ordine societario, appunto, non hanno diritto ad essere ripescate, e conclude con un auspicio, appunto, che l'anno del centenario si possa vincere il campionato di Serie D, che è l'unico modo per poter accedere direttamente senza giocare su altri campi, certo. Tra i professionisti. Walter. Sicuramente ha buona parte delle ragioni, al 90% ha delle ragioni, ma poi ogni volta le leggi o le regole bisognerebbe interpretarle nel giusto modo e vedere poi quanta valenza ha questo ragionamento di interpretazione, perché di fatto chi sceglie è sempre la direzione di una federazione sulla base dell'interpretazione che più, secondo me, gli conviene. Nel caso di ripescaggio, ieri Renzi ha dichiarato apertamente che presenterà domanda di ripescaggio, quindi di fatto la SAMB concorrerà laddove vi sia necessità per poter essere ripescate. Le regole cosa dicono? Dicono che le priorità ce l'hanno, la prima priorità ce l'ha una squadra di Serie A che voglia introdurre, come ha fatto la Juventus, una squadra tra i professionisti di giovani. Da quel che risulta, molti interessi non ci sono. No, posso interromperti un attimo? Sì. Questa mi pare una grande ingiustizia verso le città di provincia, che tolgono un posto in Serie C per una squadra, la seconda squadra di Serie A. Però la regola secondo è questa adesso. Sì, ma la regola è una regola truffa, diciamo, perché a me non mi va bene, insomma, perché come la Sanmettese, insomma, aspira a stare in Serie C, se tu ci metti una squadra dell'Inter, del Milan, del cosa, le squadre in Serie C saranno tutte loro, ne saranno buona parte, e quelle che il loro posto viene tolto ad altre squadre, come può essere la Sanmettese, diciamo, come può essere la Vermane e via di seguito. Che questa famigerata riforma di cui si parla tanti anni, della riduzione dei gironi, della riduzione delle squadre, con questa ipotesi messa in campo, perlomeno non nel breve, perché abbiamo detto che una riforma non si fa. No, scusa, nel breve, mi sta bene se vogliono partono, mantenere il numero di squadre che diventa complesso. No, il problema è se partono dalla terza categoria mi sta benissimo, vengono promossi e arrivano in Serie C, ma che li mette direttamente in Serie C è un'assurdità. Questo è quando parliamo di regola calcistica, di fatto l'interpretazione la fa valere la commissione federale, che decide a secondo d'uso dove dovrebbe essere il calcio di provincia. Questo purtroppo è il cruccio che Bobone probabilmente mette in campo, perché se andiamo poi a interpretare la regola, la priorità, abbiamo detto, una squadra di Serie A che voglia introdurre una squadra secondaria, l'altra è l'alternanza tra le squadre di Serie C retrocesse e quelle di Serie D. Che significa? La prima squadra da ripescare è una squadra di Serie C retrocesse in termini di classifica. Poi in alternanza una di Serie D che sia arrivata in termini di classifica a livello più alto. In questo caso dobbiamo valutare tutte le squadre di tutti i gironi e probabilmente i playoff hanno una valenza prioritaria su tutto. Chi vince playoff e vuole essere ripescato, la regola dice: il Consiglio ha approvato l'impianto di norme che prevede, come per lo scorso anno, lo scorrimento della classifica per individuare la priorità della riammissione.
lo scorrimento della classifica. Quindi la classifica parte tra tutti i gironi dalla vittoria dei playoff. Chi vince i playoff sicuramente è il primo a poter essere ripescato. Questa è una mia interpretazione leggendo la regola emanata dalla federazione. Per quanto riguarda poi il fatto, e qui anche qui un'interpretazione, che sono escluse quelle società che negli ultimi 3 anni non abbiano presentato in Serie C l'iscrizione o abbiano avuto delle ingerenze nei pagamenti contributivi e quant'altro obbligatori per potersi iscrivere, e anche qui si apre un'altra, una parentesi un po' ampia di giudizio e di interpretazione stessa. La SAM di Renzi, da quello che risulta negli ultimi 3 anni, le domande le ha presentate, né tantomeno risulta inadempiente nei pagamenti, perché di fatto i pagamenti li aveva fatti. Se poi vogliamo vedere quello che è successo, è che il pagamento fatto da Renzi non è stato accettato secondo le regole federali, quindi è stato invalidato, ma non è che sia stato inadempiente. Quindi anche qui si può aprire una finestra giudiziale nel rispetto di un mancato ripescaggio laddove la Samba vincesse i playoff. Qui metto le mani avanti di fronte a questa situazione. E qui la Samba di Renzi ha sempre pagato tutto, o tutt'oggi risulta che abbia pagato tutto. È stata estromessa, per me ingiustamente, io al contrario di Peppino mi dispiace, è vero che tutti ci poniamo quella famosa domanda, ma perché per pochi soldi rispetto all'investimento non sia stata onorata nel secondo i termini affinché non si poteva cadere in questa spiacevole situazione? Questa è una domanda che solo Renzi in maniera chiara dovrebbe farci capire, ma ritengo che la solidità finanziaria dimostrata da Renzi all'inizio del campionato di Serie C, poi estromesso, è sicuramente di molto superiore rispetto a quello che molte squadre di Serie C sono andate invece a fare il campionato, e come il caso del Catania, creando disagi a tutto l'ambiente sportivo e non come quelli della San Benedettese. Ci dicono la San Bettese è fallita 5 volte, io rispondo sempre, in 5 fallimenti non ha fatto i debiti che ha fatto uno dell'Ascoli, quindi siamo sempre falliti per pochi soldi, diciamo tra virgolette, perché poi qualche milione di euro possono essere tanti, ma rispetto ai 26 dell'Ascoli e ai 54 del Catania, capite che rappresenta una sciocchezza, rappresenta 5 fallimenti della San Bettese. Quindi nel rispetto dei playoff, come ho detto, siamo arrivati che la classifica ha una valenza. Oggi la Samba non può andare a passeggiare a Tolentino, perché probabilmente passeggiare a Tolentino e essere estromessi significa avere ancora maggiori difficoltà in questa remota, come dice Bebone, possibilità di essere ripescati. Oggi la Samba deve puntare a vincere, ad andare avanti, ha le possibilità e può farlo. Le interpretazioni poi le lasciamo alla federazione, no Peppino? Sì, alla federazione, ma adesso io questa volta la domanda che tu hai detto non l'ho fatta, quella domanda su come mai ho accennato in modo ironico che certo quando un Perotti gli fa la domanda il padre sul patrimonio dei calciatori è intuitivo che poi venga quell'altra. Anche se in Serie D è un po' diverso il professionismo, comunque. No, il matrimonio. Però si possono sempre fare uno che non può rispondere, uno che poi non si lava i denti, non parla, puzza il fiato, ma non dice niente, non è questo, non è quello, non è quell'altro. Vedremo anche il TAR dice che deve la questione del TAR emettere la sentenza. È un'altra questione che effettivamente lì si entra invece in un ambito molto più ampio che non era facile per il TAR stesso giudicare nell'ambito del precampionato di Serie C, quindi ha dovuto per forza avvalersi di una regola sportiva in quel momento e poi andare a fare la disamina di quello che possa essere il profilo giuridico costituzionale dell'ordinamento sportivo nel rispetto di quello
di quello nazionale a livello fiscale, perché io ovviamente ho una società a responsabilità limitata, una società di capitali che deve rispettare le norme nazionali. L'ordinamento sportivo dice che i pagamenti in compensazione non sono dovuti, né tantomeno i diritti acquisiti da una cessione di ramo d'azienda, perché quando Renzi va dal tribunale non compra un titolo ma compra un ramo d'azienda, acquisendone tutti i diritti e tutti i doveri. I doveri sono quelli debitori da retribuire, e i diritti sono quelli che ne convengono sullo stesso debito. Questo da dalla mia storia, diciamo, scolastica, ho acquisito questa cultura, e ad oggi la federazione dice: tu devi, non puoi compensare i crediti e né tantomeno hai la facoltà di usufruire del diritto sospensivo. Io non so fino a che pro sia corretto questa cosa, perché se la federazione mi dice che l'IVA la devo pagare il 30 e non il 16 come dice lo Stato, io a quel punto lì a chi devo dare retta? Alla federazione sui pagamenti del fisco o allo Stato? Perché questo è il dilemma che si pone al TAR. Ritorno un po' al patrimonio equalizzatore, quando tu stavi dicendo come presumi che sia, no? E io ti ho detto questo, e me lo deve dire la società, ma ti dico la stessa cosa. Questa cosa che hai detto tu, molto precisa, ma perché non ci viene data? Da chi era? Ci dice che tu stai dicendo che aveva ragione, doveva essere riammessa, no? La Samba Tese. Ma perché non ce lo dice? Io devo essere riammesso per i motivi che ha spiegato bene Valder. Io lo devo sentire dalla società, perché Valder fa il nostro giornalista, il nostro opinionista, però non sta dentro alla società. Quindi è un parere lui favorevole a Renzi. A me mi sta bene, magari fosse così, però se lo sentissi detto da Renzi sarebbe diverso. Qui Nazareno si entra in un ambito molto complesso, cioè l'ordinamento sportivo che si interfaccia con quello giuridico nazionale. Ed è così complesso che una opinione, diciamo, di forma, così, la mia è molto sommaria, sì, diciamo, è però un'opinione che per me... Vabbè, ma un'opinione della società ci può stare pure, no? Di logica. Scusate, a proposito di opinione, allora, quello che dice Walter Del Gatto è un'opinione che, chiaramente, con tutte le sue fondatezze, quello che dovrebbe dire la società dovrebbe essere un fatto, per cui il problema è nella differenza tra le opinioni rispettabili, fondate peraltro, e i fatti di cui noi siamo all'oscuro, ripeto, all'oscuro. Questo è il problema, la differenza. Io vorrei credere molto a Valdere, cui l'esito potrebbe risultare favorevole. Certo. Però voglio dire, anche in caso di esito favorevole, cioè il TAR riconosce al San Benedettese di Renzi che la compensazione era un fatto corretto, fondamentalmente parliamo di compensazione, così come aveva diritto alla sospensiva. Questo non significa la riammissione obbligata, TAR. Ma solo che aveva ragione, a me basta quello. Quindi, che mi dice ho ragione io, diciamo, la forma che può tirar fuori il TAR regolamentando diciamo quello che è successo può dare a Renzi, e io questo l'ho spiegato già dalla sentenza della riammissione, perché non dimentichiamoci che la Samba di Renzi è stata esclusa anche dalla Serie D, fondamentalmente, perché Piundi, quando fa il bando, Piundi non fa un bando perché si alza la mattina e lo fa perché non abbiamo una squadra, lo fa perché si è sentito anche con Gravina, propone delle regole perché non risulta fondamentalmente nessuna squadra ammessa in Serie D. Il TAR condanna la federazione al rimborsamento di tutte le spese. Oggi, qualsiasi sentenza, si parla di risarcimenti. Di risarcimenti. E io vi ho spiegato che il danno che ha subito la San Benedettese da questa vicenda, che poi si poteva evitare benissimo, perché l'ho detto prima, con quattro soldi fondamentalmente rispetto a tutto l'investimento si poteva ovviare a tutte queste diatribe,
il danno è alto. Ieri parlavo col presidente del Pineto insieme a Peppino e mi diceva: vabbè, io qui abbiamo due giocatori della Samb che giocano nel Pineto. E altri sono nel Porto d'Ascoli, altri sono nel Chieti, altri sono in altre squadre. Dalle giovanili, qui siamo tutti giovanili. E qui stiamo parlando di valori patrimoniali. Noi non abbiamo più un settore giovanile, non abbiamo più un settore giovanile di esordienti, di allievi, di pulcini, non abbiamo più niente. Il danno morale, noi avevamo una rosa dove c'erano Cristini, D'Ambrosio, D'Angelo gioca con la Cavese in Serie D, D'Angelo, Fazzi, Angiulli era andato via, poi è tornato, cioè questo avevamo un parco giocatori che anche non è scritto in Serie C potevano accettare la Serie D e proporsi subito a vincere il campionato. Cavese che peraltro farà i playoff nel girone, ma poi andremo a vedere. Quello che voglio dire, si potevano proporre quei giocatori come Angiulli, partire subito per vincere il campionato. Invece siamo partiti in ritardo, abbiamo perso 8 partite di fila. Cioè, abbiamo danno economico e morale. Il danno è enorme, enorme, anche pregiudicando il campionato attuale, quello che dobbiamo fare i playoff per cercare un ripescaggio quando potevamo vincerlo direttamente. Cioè, signori, non è cosa da poco questa, tutto quello che è successo. E secondo me è stata penalizzata violentemente la San Benedetti. Questo è il mio parere che ho sempre espresso. Una curiosità, Walter. Nel caso che fosse come dici tu, che addirittura tu hai parlato di un rimborso di 10 milioni, sbaglio? Io, per me, se fossi io il presidente, andrei a darci giù duro, perché facendo un calcolo della serva, insomma, non è uno scherzo. Sì, 10 milioni chi li dovrebbe cacciare? La federazione... La Corte dei Conti è d'accordo? È come nei comuni quando fa un errore. No, la Corte dei Conti non c'entra niente, perché la federazione esule dall'apparato dello Stato. Sai, qualcuno, però, uno che fa pagare 10 milioni alla società che rappresenta come presidente, e lui tranquillo. Cioè, la sentenza della riammissione in Serie D parla chiaro, parla. Tutto quello che è stato fatto, come dice Peppino, è fuffa, è stato da parte del sindaco Piunti e da parte della federazione stessa. Perché non si sono espressi direttamente, però hanno partecipato sicuramente a quello che è stato il bando dell'articolo 52, condannando la stessa federazione al pagamento dei danni subiti dalla società, nonché quelli morali e quelli subendi. Questo l'abbiamo letto direttamente prendendo la sentenza del TAR. Adesso stiamo aspettando quest'altra sentenza, quindi quest'altra è una sentenza che si può sommare e può avere una valenza ulteriore come risarcimento dei danni, che magari poi possono essere barattati, concordati magari fosse con la stessa federazione per un possibile ripescaggio. Poi dipende da quante squadre. Ma questi 10 milioni dopo non è credo che se li tiene, penso che ci faccia una squadra per andare in Serie B dopo. Non lo so io, questo qui però, bisogna domandarlo però a però Nazareno ha fatto sempre tornare al patrimonio calciatori di cui ci ha parlato anche il dottor Brocco, presidente del Pineto. Mi sorge spontanea una domanda: il risarcimento presuppone un debito, presuppone un illecito civile, bisogna vedere se c'è questo illecito civile, se no il risarcimento su cosa si basa? La sentenza esiste già. Sì, però non è così semplice, anche io ho una sentenza favorevole, quantificazione non del Bruscolini, danno, per la quantificazione cui, del danno, la quantificazione va periziata da una struttura che Non è facile, insomma. Scusate, è facile, perdonatemi, però adesso andiamo verso il finale. Io mi sono ricordato, mi dovete scusare, devo pagare un debito a proposito di rimborsi e risarcimenti. Allora prego la regia di mostrare di nuovo la deliziosa vignetta che campeggia in Forza Pineto di Michele Rossi, perché questa vignetta è opera che rappresenta il dottor Silvio Brocco mentre suona con la batteria, perché Silvio Brocco oltre a essere tutto il resto è anche un batterista dilettante, mi dicono ottimo musicista, ottimo batterista, è opera del caricaturista giuliese Vladimiro Di Stefano, giuliese di Giglie, io conosco le lingue, di Giglie, Giulianova in lingua italiana, ma Giglie locale, e Vladimiro Di Stefano, ottimo caricaturista, che fa caricature. Nazareno, gli proporremo anche le nostre caricature a Vladimiro Di Stefano. Noi abbiamo Gianmarco, Evo. Sì, ma Vladimiro Di Stefano è un particolare. No, Evo fa disegni satirici e va bene, ma Vladimiro Di Stefano da Giulianova, scelto da Michele Rossi, fa ottime
vignette, disegni, satirici. Bene, detto per questo, chiudere il cerchio con quello che stavamo dicendo prima, chiaramente l'entità del risarcimento sarebbe giusto saperla dal presidente Roberto Renzi, speriamo di averlo presto anche qui disponibile in trasmissione. Per chiudere il cerchio vi leggo il commento di Alberto Silvestri che ci dice: sarà quel che sarà i playoff, vincere fa sempre piacere e i ripescaggi eventuali passano comunque attraverso altre obbligatorie vittorie. Un solo rammarico: aver avuto questa rosa con questi allenatori dall'inizio del campionato avrebbe sicuramente significato primo posto. Ebbene, i numeri gli danno ragione, perché da quando ci sono Visi e Alfonsi sulla panchina della Samba, i rossoblù sono la squadra che ha fatto più punti. Con questo andiamo un attimo in pubblicità. Sai cosa vuol dire andare oltre? Oltre le mode, oltre l'immaginazione, oltre ogni aspettativa. Nuovo Nissan Qashqai, l'evoluzione del crossover. Nuovo Nissan Qashqai, oltretutto, oggi con 3 anni di manutenzione inclusa. Devi sanificare la tua azienda o la tua abitazione? Ci pensa Global Crystal Service, azienda leader nelle pulizie civili e industriali. La Global Crystal Service ha ideato anche una linea di prodotti a marchio GST Italia, indispensabili per la sanificazione di ambienti ed usati anche da strutture ospedaliere. La Global Crystal Service è specializzata anche in ogni tipo di trattamento di levigatura e pulizia su pavimenti e realizza pavimenti in resina, PVC, gomma e linoleum. Oltre ai prodotti a marchio GST, nel negozio di via Val Tiberina 81 a Porto d'Ascoli troverai tantissimi articoli di altre marche, come la Mapei, come gli introvabili guanti lattice o nitrile, macchine professionali per la pulizia e altri prodotti igienizzanti. Contattaci o ordina online sul sito gst-altoitalia.com oppure vieni nel nostro store. Ti aspettiamo! La distilleria Meletti nasce nel lontano 1870 per opera di Silvio Meletti, che partendo da una tradizione familiare crea un liquore unico e inconfondibile per gusto e aroma. L'anisetta Meletti. Il successo dell'anisetta porta l'azienda a ricevere numerose medaglie e premi. Nel 1879 il re Umberto I concede alla ditta Meletti l'ambito brevetto di fornitore della Real Casa. Le ricette create dal fondatore sono state tramandate di padre in figlio per arrivare immutate fino ai giorni nostri. Processi produttivi artigianali e ricerca delle migliori materie prime sono i segni distintivi che hanno fatto conoscere nel mondo i prodotti Meletti come l'aristocrazia dei liquori italiani. A 150 anni dalla sua nascita, la ditta Silvio Meletti ha tracciato le linee guida per il futuro. È il rito dei gesti quotidiani che si ripetono da più di un secolo a fare dei liquori Meletti prodotti unici e intramontabili. L'unico e inimitabile additivo antimuffa ecologico, naturale e profumato, certificato e brevettato. Easy Muffa, nel formato spruzzino da un litro, è pronto all'uso su tutti i materiali: pareti, armadi, divani, tende e indumenti. Completamente naturale e di facile utilizzo in casa. Easy Muffa è anche additivo per vernici e stucchi nel suo formato da 3 litri e 5 litri, da diluire direttamente nella vernice, in difesa di pareti e superfici da verniciare, esposte all'umidità e agenti atmosferici e parassitari. Garantisce la verniciatura per 10 anni. Inoltre la sua speciale formula rende tutte le vernici più coprenti. Easy Muffa, 100% naturale, 100% efficiente. www.easymuffa.it.
Più di una squadra, un acronimo che non può, non poteva essere più perfetto, quello che racchiude una stagione del Porto d'Ascoli, che chiude con una sconfitta indolore per 2-1 contro il Fano, dopo un primo tempo non eccezionale dove è andata sotto, poi nella ripresa un altro spirito, quello dei ragazzi di Ciampelli che sono riusciti a pareggiare con Clerici. Nel finale è arrivato però il gol di Varriale, che ha riportato in vantaggio i Granata, un gol però del tutto inutile se non per guadagnare una posizione migliore nella griglia dei playout, perché il Fano, nonostante i 48 punti che sono tantissimi in un campionato del genere, è comunque ai playout, e Porto d'Ascoli a 49 punti. Abbiamo sentito mister Ciampelli nel post gara e lo andiamo a vedere adesso. Mister, io oggi partirei da questa maglietta perché si legge benissimo: più di una squadra. Oggi la nave era già attraccata al porto, per usare un'espressione che a lei piace molto, però avete dimostrato comunque di onorare il campionato e anche oggi ve la siete giocata. Sì, questa maglietta è la sintesi del nostro spirito, la sintesi dell'identità che ci siamo costruiti. Oggi dovevamo onorare il campionato, ma soprattutto onorare lo spirito di questa squadra. E nel primo tempo non siamo stati proprio all'altezza della situazione, nel secondo molto meglio, e dispiace per la sconfitta finale, nel momento in cui stavamo pensando anche di vincerla onestamente. Però se pensiamo che il valore del Fano che avete visto tutti oggi non gli ha permesso di uscire dai playout, e quindi il Fano farà i playout, credo che ci dà a tutti quanti la dimensione di quello che è stato fatto. E chiaramente è stato un viaggio duro, durissimo, lungo, e un viaggio che ha vissuto momenti di grande esaltazione, momenti anche, come in tutti i viaggi, anche di difficoltà. E proprio lì questa squadra è stata brava a volere a tutti i costi l'obiettivo che si era prefissa, sapendo che era un obiettivo di squadra, un obiettivo della società e un obiettivo che si avrebbe permesso di sognare ancora un altro anno di Serie D, così come è stato quest'anno. E la soddisfazione avuta domenica Vasto, e che ci ha accompagnato per tutta la settimana, ce la dobbiamo ricordare bene, e secondo me dobbiamo goderci ancora di più avendo visto il valore del Fano in campo. È una stagione fatta di tante sliding doors, ma voi siete stati bravi anche a affrontare i momenti negativi con energia positiva e a tramutarla appunto in energia positiva. Che bilancio fa di questi 2 anni? Qual è l'emozione che le resterà più in mente di questi 2 anni, e adesso a cosa pensa? Sono stati 2 anni molto, molto intensi, perché l'anno scorso ci siamo giocati un campionato in 2 mesi e praticamente sono state 12 finali, con una cavalcata finale appunto che ci ha permesso di vivere e delle emozioni indimenticabili, e tutte molto concentrate. Chiaramente le emozioni di 34 partite sono diverse, e ci sono quelle belle, ci sono quelle anche difficili da gestire durante la stagione. Adesso non so quale scegliere, posso soltanto dire che l'esordio in Serie D del Porto d'Ascoli è stata una giornata indimenticabile. E perché si era respirato proprio la bellezza di questo sport, cioè quando una squadra è piccola ma così solida e seria riesce a raggiungere quello che in quel momento era il massimo della sua storia. E poi da quella vittoria ci abbiamo costruito la nostra stagione, che è stata una stagione che si vede chiudere all'ottavo posto con tantissime squadre, e questo per noi è un motivo veramente di grande orgoglio. Anche il Chieti pari col Chieti. Anche il pari merito con il Chieti, che sono le uniche 2 partite che purtroppo vorrei rigiocare, ma non è possibile rigiocare per le 2 sconfitte, per come sono maturate. E niente, adesso ci dobbiamo godere questa giornata fino in fondo. E poi valutare con lucidità e con equilibrio, che c'è sempre stato anche nei momenti duri di questa stagione, e capire quanto questa squadra può ancora dare e può ancora essere migliorata. Ecco, una bellissima giornata appunto che vi siete costruiti tramite, lo ricordava lei prima, con 6 risultati utili consecutivi, di cui 4 in trasferta. Ecco, sì, questo penso che sia l'emblema della vostra stagione. Sì, perché dopo la vittoria con il Nereto a 42 punti pensavamo di aver fatto un passo
non decisivo ma comunque fondamentale, e invece da quella vittoria ci abbiamo dovuto mettere 5 risultati così importanti, così sudati, così lottati, per poi ecco, finire oggi così come abbiamo finito. Grazie mister, complimenti ancora. Abbiamo preparato la slide con le squadre di Serie D ai playoff di tutti i gironi. Nel girone F, come sappiamo, Trastevere, Tolentino, Samb e Vassese sono le 4 squadre che si giocheranno il playoff. E come vedete dagli asterischi, c'è il girone G che è ancora da terminare. Ci sono squadre con 2 asterischi che appunto sono squadre già qualificate alla finale playoff. Direttore Nazareno Perotti, vogliamo un attimo presentare questa grafica? Bene, questo è un lavoro molto interessante del nostro Valerio Fagioli. In pratica nei 9 gironi della Serie D, ecco, c'è l'elenco delle squadre che vanno ai playoff. Perché è importante? Perché se la Samba Ettese dovesse arrivare prima, c'è una specie di confronto con le altre 8 per capire la squadra che è più blasonata, insomma quei fattori che possono essere utili per un'eventuale riammissione in Serie C, ripescaggio, chiamatelo come volete. Andiamo ad esaminarlo. Allora, nel girone A ci vanno l'Unione Sanremo, Casale, Varese e Bra. L'Unione Sanremo io me la ricordo come Sanremese, che ai tempi di C, prima che andasse la prima volta in B, la Sanremese era una buona squadra di Serie C, ma dopo non ha fatto più niente nei restanti campionati. Casale, che addirittura ha vinto un campionato di serie, uno scudetto ha vinto, quindi, però l'ha vinto talmente tanti anni fa, per cui non credo che abbia un valore che possa nemmeno competere con la Samba Ettese. Il Varese è una squadra che ha fatto buoni campionati di Serie B, qualche campionato di Serie A, insomma c'è è già qualificato alla finale, tra l'altro, già qualificato in finale. È già che si è qualificato per la finale il Varese, va bene. Nel girone B c'è Legnano, Casatese, Brusaporto e Folgore Caratese. Di questa, a parte che Legnano è un'altra di quelle squadre che nel campionato prima che andasse in B la Samba Ettese faceva parte della Serie C in maniera frequente, il resto è meriti sconosciuti. Girone C, la Clodinese, Adriese, Luparenza e Campo d'Arse. Tutte e 4 insomma non hanno il valore storico di della Samba Ettese. Ma bisogna dare anche le infrastrutture, Nazareno, sì, non è solo valore storico. Le infrastrutture, con noi non può competere nessuno di queste, quindi il problema non esiste, insomma. Non è che se non verranno ammesse le altre, ma non la Samba Ettese per l'infrastruttura. No, io dico qui, in questo caso qui, la valutazione è anche strutturale. Sì, da sì, parte sì, 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 no, 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 però siccome se la Samba Ettese avesse uno stadio di valore dubbio, allora tu sì, ma siccome c'è un valore assoluto per far pure la Serie A, quindi questo non è un fattore determinante. L'unico che può competere è quello del Ravenna negativo. Del girone D, ma non ma è a no, livello ma nemmeno. Non è assolutamente a livello girone di D, Ravenna, Lentigione, Correggese, Athletic Carpi. Premettiamo che il Carpi non è quello che è stato in Serie A, quindi Athletic Carpi è la prima volta che si affaccerebbe alla Serie C. Il Ravenna è una buona storia di Serie B, dopo i tempi migliori della Samba Ettese, però ha fatto un po' di cambiamento di Serie B, però non già, secondo me, la valenza storica della Samba Ettese. Oggibonzi, Arezzo, Follonica e Pianese nel girone A. E beh, qui c'è una squadra che è come la Samba Ettese. L'Arezzo ha navigato spesso in Serie B, non so quanti anni, non è andata mai in Serie A, e è una società che adesso è una società non lo so, lo stadio lo conosco bene, sono stato diverse volte, è uno stadio grande, che può fare benissimo la Serie B. Poi nel girone G dice non è ancora tutto deciso, comunque le probabili sono Team Nuova Florida, Torres, Arzachena e Fragolese, tranne la Torres che ha fatto un po' di C, il resto non ci sono squadre competitive per quello che serve, diciamo. L'Arzachena ha fatto il campionato di C 3 anni fa. Sì, sì, ma no, va bene anche. Quindi ha una struttura, una struttura che può comunque... Sì, ma questo raffronto sempre lo faccio con la Samba Ettese, non è che lo faccio per altri motivi, diciamo. Francavilla, Bitondo, Fasano, Nocerino. Nocerino ha fatto il campionato di B, pochi,
Ma no, è inferiore come valore storico alla Samba. Girone I, Cavese, Cireale, Lamezia, Terme, Città di Sant'Agata. La stessa cosa, Cavese come la Nocerina, ha fatto dei campionati di B, alcuni anche molto buono, però tutto lì, insomma, quindi... Insomma, diciamo, le più blasonate sono Renzo Maravenna, Legnano, se ci vogliamo mettere... No, no, le più blasonate sono Varese, Varese, tra queste squadre che mi adoro, Varese, Ravenna, anche non è mai stato in Serie A Ravenna, nemmeno. Arezzo, Torres, diciamo, Nocerino e Cavese, però no, non mi sembrano che ci sia competitività sia per la struttura che per la storia con la Sammetta. L'Arezzo che peraltro farà il centenario lo stesso anno della Samba, l'anno prossimo. Sì, sì, no, l'Arezzo è una squadra che ha subito pure tanti torti come la Sammettese, una delle rare squadre come il Catania che è stata esclusa durante il campionato dalla Serie C, fu esclusa. Io direi di rimettere un attimo la classifica per fare un breve quadro anche di tutte le squadre marchigiane che sono ben distribuite nella classifica, cioè, a parte la Recanatese che è in Serie C, ci sono due ai playoff, Samba e Tolentino, due ai playout, Fano e Castelfidardo, e due nel mezzo, Monte Giorgio che si è salvato proprio all'ultima giornata e Porto d'Ascoli a 49. Nazareno Perotti, se vogliamo fare un commento, perché tu dicevi speriamo che la zona playout non sia composta da tutte marchigiane, si è salvato solamente il Monte Giorgio dalla griglia playout alla fine. Il Monte Giorgio, che all'inizio sembrava la più debole tra queste squadre, in effetti tra queste squadre il Fano è sicuramente la squadra migliore, per cui credo che Castelfidardo di Piccioni non abbia tanta speranza, però in una partita può succedere di tutto, diciamo. E poi l'altro incontro è tra Vasto Girardi e Castelnuovo. Sicuramente Vasto Girardi, e anche se mi dispiace per nostro amico Di Fabio, Vasto Girardi è più forte secondo me del Castelnuovo, quindi io vedo favoriti non solo perché sono arrivati e hanno il vantaggio di giocare la prima in casa e basta anche un pareggio, ma vedo Fano e Vasto Girardi favoriti, insomma. Presidente del Vasto Girardi che tra l'altro si era anche un po' lamentato per l'atteggiamento, cioè, il sogno adesso è quello di vincere a Tolentino e poi è che la Vastese batte Trastevere. Ah, certo, così avresti anche il ritorno in casa. Per fare una grande festa, sì, a Riviera delle Palme contro la Vastese e possibilmente vincere. Un brevissimo angolo dello scudetto perché stiamo andando lunghi. Direttore, ha vinto la squadra più forte alla fine questo campionato di Serie A? Adesso ti voglio provocare. Vabbè, la squadra più forte non ha vinto, questo lo dicono tutti, non è un problema, insomma, tu... Si parlava un po', mi pare, della Recanatese che dopo un campionato splendido che ha vinto quasi sempre ha fatto 3-4 sconfitte, 2-3 sconfitte mi pare, che nessuno si aspettava. E in Serie A io una grande stima di Formazione Udinese e Venezia. Ieri l'Udinese che va in un campo del sud pieno di gente che con la Sandrona Salernitana che aveva fatto un'impresa e che non poteva perdere per retrocedere, no? Bastava che non perdesse, mi pare, sì, che non perdesse per non retrocedere, addirittura ha fatto 4-0, ha fatto il proprio dovere in pieno proprio. E c'è sta cosa che ha fatto il Venezia. Il Venezia è lo stesso. Questa è una cosa comunque in Serie A sta avvenendo spesso, è avvenuto negli ultimi anni. Ho visto molte cose, però ci stanno sempre dei nei, come io per esempio nel passato, secondo me, senza, non so come dire, insomma, no, un incendio di percorso, la Sammettese adesso stava in Serie B, se contro il Cosenza, insomma,
avesse fatto un'altra partita, un po' tutti, dal numero uno in poi, insomma. Vabbè, e niente, ho visto un po' ieri la partita del Milan, un Sassuolo che ha fatto tutto, dicono quello che poteva, e quello che può il Sassuolo è tanto, però è così, adesso non è che voglio fare accuse, ma il Milan è stato fortunato a incontrare una partita dove quando una squadra ha bisogno urgente di punti e l'altra squadra è libera, di solito, come è successo con Udinese e Venezia, di solito è difficile, però ieri è andata bene. Leao secondo me è un giocatore che potrà arrivare al livello anche di Ronaldo, non so se c'ha lo stesso carattere, però c'è la capacità che ieri, insomma, ha fatto, come si sa mettere, quello che separa. E invece uno come Leonardo, come Leao, va marcato in due, in tre, insomma, lì, perché dopo i pericoli vengono tutti da lì. Comunque l'Inter ha fatto i complimenti giustamente al Milan, perché alla fine conta chi ha più punti, però se tu mi ripeti la domanda di chi è la squadra più forte, io ti dico chi è stata la squadra più forte, io ti dico, non lo dico io perché sono interista, me lo dicono tutti. Però certo, dopo è andata male, due incidenti di percorso. L'Inter che ha perso le due partite chiave. Due incidenti di percorso, insomma, quella partita sempre rinviata del Bologna è stato un po' un motivo. Però nelle ultime 10 ne ha vinte 9 l'Inter, quindi che deve fare di più? Se il Milan è riuscito a mantenere quel vantaggio, non tanto per la partita con Sassuolo, ma per le altre sì, insomma, tutti i meriti. Vabbè, Nazareno, stamattina tu non ti sei vestito in bianco, di bianco. Perché? Perché io che ascolto Radio 24, c'è un giornalista, noto giornalista di Radio 24, Mauro Meazza, interista doc, oggi si è presentato in redazione vestito di bianco, grande interista. Alla domanda, ma perché oggi sei vestito tutto di bianco, Leonardo Manera, che è un comico che partecipa alle trasmissioni di Radio 24, ha detto, lui è andato in bianco l'Inter, è chiaro che si veste in bianco, invece sei in azzurro e quindi non sei andato in bianco come Mauro Meazza di Radio 24. No, beh, noi non siamo vestiti in bianco per questo motivo. Per questo motivo no, è casuale, non è voluto, non so se Walter né una battutaccia, né una battutaccia. No, io Serie A non ho preferenze. Vabbè. Però un campionato così in vetta, in coda, non si vedeva da No, da bellissimo, come bellissimo è stato anche il campionato di Serie B, penso che il campionato di Serie B è uno dei più bei degli ultimi 20 anni, Serie B. C'è grande lotta fino alla fine, ancora adesso siamo tutti curiosi di vedere chi riuscirà. Se il Monza di Berlusconi, il Monza che Peppino... L'Ascoli sta ancora lottando, l'Ascoli no, ha finito di lottare l'Ascoli, per ora ha finito di lottare. Vabbè. No, ma è un cambiato strano perché il Fano è arrivato a un punto da 6 squadre, a 49. No, tra il Monza qual è l'altra rispetto al Monza? Il Pisa. E il Pisa, io sono gran blasone del tifoso Pisa. Della Pisa, tifoso, insomma, ammiratore del Pisa, dai tempi di Anconetani, un grande amico di Rozzi. Di Rozzi. Va bene, vedremo come andrà a finire anche questo playoff, tanti playoff sia. No, io comunque no, per quello che riguarda la Serie B, io no, ho una preferenza per il Monza per un motivo molto semplice. Che il Monza è la squadra molto simile per la sua storia alla San Benedettese, però la Serie A non si è potuta arrivare mai, sempre per un motivo o un altro, come è capitato alla San Benedettese, non è riuscito ad andare in Serie A. E poi recentemente un Monza per questo mi auguro che ci riesca, anche perché a Pisa la Samba retrocesse con arbitro Casarin, retrocesse con un arbitraggio scandaloso. L'arbitraggio, non il Pisa. No, l'arbitraggio fu scandaloso, che significa? Scandaloso. E perdemmo con l'arbitro Casarin l'ultima partita, mentre altrimenti insomma, non retrocedevamo quell'anno. Però retrocesse per colpa del campo, non della società. Per colpa dell'arbitro retrocesse. Vabbè, del campo, diciamo, della partita. No, dell'arbitro, errore. Dell'arbitro, non della società. Chiamiamoli errore arbitrale. Tu hai capito dove voglio arrivare, sì. Non per colpa della società, retrocesse per colpa dell'arbitro, dell'avversario, insomma. Certo. Bene, siamo in chiusura, io ringrazio il direttore Nazareno Perotti, ci chiamano anche qui in diretta, Giuseppe Buscemi e Walter Delgatto per essere stati con noi, noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo, grazie per averci seguito. We'll be right back.